Bene, sempre parlando di quelli che sono di coloro che sono arrivati primi, io ci terrei a parlare dei giapponesi che hanno certo copiato ma migliorando, ecco, il contrario di Zucchero Fornaciari. Il modello va ribaltato per ottenere la giusta soluzione, detta con grande ammirazione per il grande professionista Zucchero Fornaciari, naturalmente. Premio fotocopiatrice d'oro 2009, anche quest'anno se l'è aggiudicato. Ebbene, devo dirvi che i giapponesi sono arrivati primi anche in una formula culturale e poetica, letteraria e poetica. Nel 1600 loro avevano messo a punto una forma poetica composta da tre, massimo quattro strofe, spesso legate, anzi quasi sempre legate all'ambiente circostante, quindi di carattere ambientale, sentimenti, emozioni e paesaggio. Questa era la formula della Iku, che nel 1600 ebbe la massima fortuna in Giappone. Sono arrivati molto prima dei nostri poeti ermetici, noi abbiamo dovuto aspettare il Novecento per avere formule così sintetiche. Ebbene, sposando appunto questo tipo di poesia e allargando il concetto, noi abbiamo voluto tentare la formula della Iku, della sfortuna o della sfiga, che dir si voglia. Il fondo non puoi che risalire, a me capita di cominciare a scalare. Se la vita ti sorride, ha una paresi. Se hai culo, la sfiga è lì che te lo guarda. Se la fortuna ti bacia, quasi sempre ti ha preso per un altro. La sfiga è amante fedele che non ti molla mai, nemmeno quando sei, per dirla con un francesismo, nella merda. Quando tutto va storto, se qualcosa tira dritto, quel qualcosa spesso è un tir. Un uomo fece un viaggio in aeroplano, sfortunatamente cadde fuori, fortunatamente aveva indosso un paracadute, ma sfortunatamente non si aprì. Fortunatamente c'era un bagnaio sotto di lui, sfortunatamente ne sporgeva un forcone. Fortunatamente evitò il forcone, ma sfortunatamente mancò il bagnaio. E questa è sfiga. Se sei cieco, ridi con la bocca. Se sei muto, ridi con gli occhi. Se sei cieco e muto, c'è ben poco da ridere. E questo ci offre il destro per sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, ma in realtà non ce ne sarebbe bisogno, sottolineare il concetto che la vita colpisce basso, sotto la cintura. La vita non risparmia nessuno, l'esistenza intera spesso è crudele. E allora perché evitare di confrontarci con i tre colmi della cattiveria? Il colmo della cattiveria numero uno, dire a un mongo sei un uomo di polso. Il colmo della cattiveria numero due, chiedere a un cieco se crede all'amore a prima vista. E infine il colmo della cattiveria numero tre, dire a uno stitico non fare lo stronzo. E ancora forte, sempre Alessandra Costantino.